Io non parlo molto, non parlerò molto. Voglio dirvi solo un po' di cose su quello che state per fare. Io ho capito che qui principalmente ci sono dei gruppi di attivisti, ci sono anche dei cittadini che sono vicini a questa idea o vogliono conoscerla e probabilmente diventeranno attivisti nei prossimi 2 mesi perché ci devono dare una mano necessariamente. Vi apprestate a fare una campagna elettorale per le comunali che, come in tutta Italia, avrà i programmi tutti uguali. Non pensate che la prossima campagna elettorale ci batte con gli altri dicendo che il nostro programma è più bello. Loro hanno imparato a copiare negli ultimi 5 anni benissimo, hanno dei grafici più bravi dei nostri che fanno grafiche più accattivanti. I loro programmi, i temi che ci mettono dentro e tutto quello che fingono di voler portare avanti sono i temi nostri ormai. Lo vedete, girano per l'Italia a dire che vogliono abolire le province, poi fanno un disegno di legge che aumenta di 26.000 unità i consiglieri comunali e 7.000 gli assessori comunali, eliminando i consiglieri provinciali ma lasciando in piedi le province. Quindi non è che tu hai risparmiato, hai aumentato il costo della politica. Beh, hanno provato in questi anni a copiarci e nel periodo elettorale gli riesce anche bene, perché è il periodo in cui troppe persone ancora si avvicinano alle elezioni. A 2 settimane dalle elezioni, a 2 settimane cercano di capire cosa devono votare, allora si leggono i programmi, vedono un po' le facce e pensano, vabbè, a parità di programma questo ha più esperienza e quindi voto per quello. La campagna elettorale, se così la possiamo chiamare, anche se noi siamo in campagna elettorale da quando siamo partiti o quando neanche ci volevamo candidare, in sostanza, questo periodo elettorale secondo me ci batterà in un altro modo, cercando di far capire ai cittadini se c'è una almeno forza credibile, una forza politica credibile che porta avanti uno di quei programmi. Cioè, noi dobbiamo cercare di spiegare ai cittadini in questo paese che non è che siccome uno dice una cosa vuol dire che la farà. In questi anni ci hanno sempre fregato proprio perché dicevano delle cose belle, ma il giorno dopo le elezioni le dimenticavano. Allora che significa essere forza politica credibile in questo paese? Significa che sei una forza politica che nella sua storia ha fatto quello che diceva, ha fatto il giorno dopo le elezioni quello che diceva il giorno prima delle elezioni, e noi questo valore dobbiamo cercare di diffondere. Questo vale per le europee come per le comunali come per le regionali, vale per tutto. Dobbiamo dire ai cittadini chi è che ha detto che non prendeva i rimborsi elettorali e ha rinunciato a 42 milioni di euro di rimborsi elettorali. Noi, solo noi l'abbiamo fatto. Chi è che vi ha detto che non guadagnavano, che si sarebbero ridotti lo stipendio e li mettevano su un fondo per aiutare gli imprenditori in difficoltà? Chi l'ha fatto veramente di tutti quelli che lo dicevano, che bisognava abbassare i costi della politica? Il Movimento 5 Stelle. Chi vi ha detto che stava tra i cittadini dall'inizio, dal giorno dopo essere eletto? E vi posso assicurare che io ho una casa a Roma che condivido con altri parlamentari, ma non ho fatto un weekend a Roma da quando sono stato eletto, perché giriamo su tutto il territorio nazionale, tutti e 160 i parlamentari, e cerchiamo di incontrare i cittadini, cerchiamo di spiegare quali sono i problemi che ci sono lì dentro e tutto quello che arriva dalle istanze dei cittadini, le riorganizziamo e le facciamo diventare atti parlamentari. Questo significa essere forza politica credibile. Cosa c'è dall'altra parte? Ci sono forze politiche che ci hanno detto in campagna elettorale che non volevano gli F-35 come il PD e hanno votato per stanziare 50 miliardi di euro per dei cacciabombardieri che ormai tutti riconoscono difettosi. Ci sono i generali, gli ammiragli della Marina Militare Italiana che stanno chiedendo ai ministri di disdire le commesse per i cacciabombardieri sulle portaerei perché sono difettosi, sono pericolosi e ci costeranno 3 volte tanto per gli aggiornamenti. Questa gente qui vi aveva detto che non li voleva e poi li ha presi. Questa gente qui ha votato per la mozione che finanzia gli F-35. Dall'altra parte c'è un tipo che si è scatenato, ha parlato di imprenditori per 20 anni, che voleva aiutare gli imprenditori perché lui era imprenditore, e gli abbiamo portato la votazione sull'IRAP in aula per eliminare la tassa più odiata dagli imprenditori italiani in questo paese e non ce l'hanno votata. Mi ricordo il nostro collega Sergio Puglia al Senato che si rivolgeva non alla sua destra, che quindi c'era il PD, ma alla sua sinistra, che c'era il PDL, e diceva: qui ci sono le coperture.
misure economiche per salvare un mucchio di imprese italiane. Votatecela voi, facciamo maggioranza al contrario, lasciate stare il PD che in qualche modo ci avevamo perso le speranze ancora prima di perdere le speranze in quelle di Forza Italia. Niente, zero. E questa gente che credibilità? Nessuna. E allora ci può venire a parlare anche del programma elettorale più bello del mondo, non serve a niente. E noi non ci dobbiamo far mettere nel vortice di dire il mio programma ha questa virgola che è migliore di quella, no. Noi dobbiamo dire tu non sei credibile, prima di tutto perché tu vieni ogni volta 2 mesi dalle elezioni a dirmi che vuoi cambiare questo paese, ma l'hai governato negli ultimi 20 anni e questa roba non l'hai fatta. E noi questo dobbiamo spiegare ai cittadini italiani, che questi ogni volta che c'è un'elezione cercano di cambiare il mondo, ma la loro opportunità l'hanno già avuta. Noi un'opportunità ancora, a noi ancora non l'hanno data di governare in questa terra, a queste persone ancora non l'hanno data e dobbiamo spiegare perché la vogliamo. Per 3 ragioni. Una, dove stiamo governando stiamo dimostrando di saperlo fare. Voi sentite parlare tutti di un decreto salva Roma, di un decreto salva Napoli, di un decreto salva Venezia, ci sono città in bancarotta, in default. Non sentite parlare di un decreto salva Parma, nonostante avessimo 800 milioni di euro quando ci siamo insediati come Movimento 5 Stelle, 800 milioni di euro di debito che sono stati ridotti di 200 milioni di euro in un anno solo. In un anno solo l'abbiamo fatto. Non sentirete mai parlare male del sindaco di Milano, Alvise Maniero, perché Alvise Maniero quando è arrivato lì, aveva la mia età, 27 anni, è arrivato lì a fare il sindaco di una città di 40.000 abitanti e la prima cosa che ha fatto è stata dire dove sono le università qui, a Venezia, bene, io vi do le sedi gratuite per un master, ho tanti edifici pubblici che non mi servono, voi gratuitamente in cambio mi dovete fare solo i bandi per accedere ai fondi europei. Alvise da zero, che aveva il suo comune, in un anno ha portato a 250.000 euro di fondi europei per il suo comune, che sta investendo in turismo e sta dando lavoro a un mucchio di giovani nella zona della provincia di Venezia. E questo lo sta facendo una persona di 27 anni. E allora dobbiamo spiegargli che probabilmente dove stiamo governando lo stiamo facendo bene perché abbiamo mandato persone normali e inesperte. Perché oggi io più sto lì dentro, più mi rendo conto che l'entusiasmo, la voglia di fare, vale più di tanti anni di esperienza lì dentro che hanno abituato un'intera classe politica, nella migliore delle ipotesi, a dire non si può fare. Il solito non si può fare, a cui questa gente qui risponde non è vero, di questo sei convinto tu, si può fare invece. E allora questo è quello che ci aspetta anche nei prossimi mesi. Ci aspetta la missione, chiamiamola così, di veicolare alcuni concetti: credibilità, coerenza, onestà, inesperienza. Facciamola passare come un valore l'inesperienza, perché noi non sappiamo come rubare e questo è un grandissimo valore. E soprattutto normalità. In un paese anormale la normalità è rivoluzione. Noi stiamo rivoluzionando questo paese con la normalità, non lo stiamo facendo con i giochi di prestigio e con i fuochi pirotecnici. Quando i nostri eletti in commissione attività produttiva alla Camera sono arrivati, io li ho conosciuti, sono stati tra i ragazzi che ho conosciuto i primi giorni al Parlamento, erano Mattia Fantinati e Davide Crippa, erano 2 imprenditori, ingegneri che avevano delle loro imprese in Veneto. Quando sono arrivati nella commissione attività produttive non si sono dimenticati di quali erano i problemi che avevano fuori i loro colleghi e così si sono messi e hanno scritto un paio di provvedimenti che se fatti 4 anni fa avrebbero salvato la vita a centinaia di imprenditori italiani. Uno, questo provvedimento tiene 3 righe e dice che tutte le imprese che hanno crediti verso la pubblica amministrazione, cioè che devono avere i soldi dallo Stato, gli vengono sospese le cartelle di Equitalia, perché un imprenditore non può pagare le tasse se lo Stato non gli paga i lavori che ha fatto. E questo provvedimento, queste 3 righe, è legge dello Stato, grazie al Movimento 5 Stelle. Non vi sto
sto parlando di proposte, io vi sto parlando di leggi dello Stato. E quante vite di imprenditori avremmo potuto salvare in questi anni se ci avessero pensato i bocconiani quando si sono insediati a Palazzo Chigi, quelli che dovevano essere gli scienziati della politica? Quanti imprenditori si sono ammazzati perché avevano Equitalia alle calcagna in quanto la pubblica amministrazione non li pagava, e quando ti entra Equitalia alle calcagna non ti rilasciano più il DURC per poter fare altri lavori per la pubblica amministrazione, quindi tu vieni inibito come impresa, hai le monete Equitalia dietro e rimani pure come il fesso, perché alla fine vanti un sacco di milioni di euro dallo Stato italiano, dalle pubbliche amministrazioni locali. E che cosa ha fatto i nostri sindaci, che cosa hanno fatto i nostri sindaci quando hanno cominciato a liquidare il debito dei loro comuni? La prima cosa che stanno facendo con quei 200 milioni di euro a Parma, per esempio, è liquidare i soldi che dovevano alle imprese, perché lo sanno benissimo qual è il problema dell'economia in questo momento. È il pubblico che non paga in questo momento, e ha mandato in malora un mucchio di piccole imprese che rappresentano il 95% del nostro tessuto economico italiano. Nell'altro 5% ci sono la Fiat e i grandi gruppi, il 95% sono piccole e medie imprese, che poi con questa crisi le medie sono diventate piccole e le piccole hanno chiuso. A questo si aggiunge un altro provvedimento che abbiamo fatto, e riguarda quel 5% di imprese che in questi anni hanno preso un mucchio di soldi pubblici dallo Stato, cassa integrazioni, rinnovo macchinari, ecoincentivi, per esempio la Fiat, io vengo da Pomigliano d'Arco, ne so qualcosa. Bene, quando le cose non sono andate più bene a queste imprese, a queste aziende che si sono prese un mucchio di soldi pubblici, se ne sono andati, hanno lasciato gli operai a casa, che gli stiamo pagando la cassa integrazione in deroga con i nostri soldi senza neanche formarli per un altro lavoro, e questa è anche una follia, diamo soldi a gente che non stiamo formando per reinserirle in un altro settore produttivo del nostro paese. Noi quando siamo arrivati, Davide Crippa, la prima cosa che ha fatto è scrivere altre tre righe, che oggi sono legge dello Stato, e che dicono una cosa molto semplice: tutte le imprese italiane che delocalizzano in Turchia, Brasile e così via, e che hanno preso fondi pubblici dallo Stato, se delocalizzano sono tenute a restituire quelli che hanno preso negli ultimi 5 anni. E questo provvedimento non lo hanno portato a casa scienziati della politica o mega imprenditori o le grandi menti eccelse della politica italiana o delle università italiane, le hanno portate a casa gente come queste qua, persone come queste qua, che si ricordano benissimo quali sono i problemi dei cittadini. E il primo problema dei cittadini oggi, il primo problema è sempre lo stesso, è quello con cui ci prendono in giro da anni, che è il lavoro. Non ci hanno mai spiegato da dove doveva venire il lavoro, ci hanno solo offerto occasioni occupazionali, ma il lavoro è qualcos'altro, il lavoro è produttività. Se tu produci qualcosa, hai creato lavoro. Se tu invece vuoi creare occupazioni, ti inventi gli enti inutili, ti inventi le partecipate, ci butti dentro gli amici tuoi e cominci a regalare lavoro a gente che prima o poi, verrà licenziata. E io non voglio che vengano licenziate, ma se voi andate a vedere le partecipate pure del vostro comune, perdono centinaia di migliaia di euro all'anno e stanno in debito, e tra poco andranno in default, perché i patti di stabilità e tutte le normative fatte intorno alle partecipate comunali parlano chiaro. E quella gente poi tra poco scoprirà che era una grande truffa il lavoro, perché non era lavoro, era occupazione, che sono due cose differenti in questo paese. E allora il lavoro come lo crei? Il lavoro in questo paese lo crei semplicemente prendendo i soldi dagli sprechi e investendo in quello che da 20 anni fanno in altri paesi del mondo. Io incontro tutti gli ambasciatori, ho incontrato in questo anno tutti gli ambasciatori possibili e immaginabili, che vengono con la scusa di voler incontrare la carica istituzionale e poi vogliono sentire cos'è questo movimento eversivo di cui si parla tanto nel mondo e che è l'unico movimento in tutto l'Occidente che ha rinunciato ad una quantità di soldi così grande e che si dimezza lo stipendio. E quando io glielo spiego che cosa vuole questo movimento, prima si parlava di ambiente, di ciclo dei rifiuti, quando io glielo spiego dice: ma voi veramente in questo paese votate come prima forza politica un movimento che ha questo programma? Ma noi sta roba l'abbiamo fatta 20 anni fa, noi abbiamo investito in un piano energetico alternativo 20 anni fa e oggi diamo lavoro anche ai vostri ingegneri, perché abbiamo creato un nuovo mercato del lavoro intorno alla green economy. Noi
mi diceva l'ambasciatore statunitense a San Francisco, che sono oltre 3 milioni di abitanti, 4 milioni di abitanti, abbiamo fatto già la politica rifiuti zero e abbiamo raddoppiato i posti di lavoro nella nettezza urbana solo con la politica zero waste. Di cosa stiamo parlando? Noi stiamo parlando di idee vecchie che questa gente deve cercare di spiegare a persone che si sono fatte imbambolare da una politica vecchia, una politica che non ha nessuna prospettiva e che ragiona a 5 anni. Allora noi questo dovremmo spiegare alle persone, che facciamo sul serio, che siamo credibili e che soprattutto siamo normali, che non vogliamo prendere in giro nessuno perché al nostro interno abbiamo delle regole ferme. E io prima di concludere vorrei ricordarle, le ricordo prima di tutto a me stesso, perché sono le regole che ci permettono di andare nella direzione giusta. Noi non siamo persone superiori, tutti quanti voi, io ho fatto degli errori nella mia vita, li farò durante questo percorso che è quello dell'elezione in Parlamento. Noi non siamo superiori, noi abbiamo delle regole che vogliamo rispettare, che è un'altra cosa. Noi, quando abbiamo capito la politica come ha fallito in questi anni, ci siamo dati delle regole per evitare di fare la stessa fine. Ci siamo detti regola massimo 2 mandati. Il mio primo mandato finisce quando cade questa legislatura, il mio solo un altro. 2 mandati, fai quello che devi fare. Se l'hai fatto bene sarai ricordato, se l'hai fatto male passi il testimone perché non sei indispensabile. 2, i soldi. Io, come vicepresidente della Camera, dovrei guadagnare 20.000 euro netti al mese. Voi ve lo immaginate uno che sta qui in mezzo a parlare con voi e che guadagna 20.000 euro netti al mese? Io non so neanche, non mi ricorderei neanche quanto costa una bottiglia d'acqua se prendessi tutti questi soldi. E ci abbiamo rinunciato sul fondo per le piccole e medie imprese in difficoltà. Ci sono oggi già 5 milioni di euro dei nostri stipendi, 5 milioni di euro in un anno, giusto per ricordare che se tutta la politica facesse così, quanti soldi si potrebbero mettere insieme su un fondo del genere per dare il microcredito alle imprese in difficoltà che oggi hanno i rubinetti chiusi delle banche. E ancora, i rimborsi elettorali. Non siamo ridotti bene, lo sapete tutti quanti, abbiamo gazebo che compriamo, microfoni, lui potrebbe comprarsi un'altra camicia, non lo so, potremmo fare di tutto con i rimborsi elettorali, perché non c'è nessun vincolo, te li liquidano sul conto corrente e tu decidi come utilizzarli, ci compri le auto blu, ci compri quello che vuoi. Ma non è questo il discorso è che è proprio questa la nostra forza, l'auto-organizzazione, l'autofinanziamento. Cresciamo perché chiunque viene qui sa di poter mettere un piccolo tassello in più e questo ci fa restare umani. Ed è questa l'unica forza che abbiamo, questo movimento si è dato queste regole perché sapeva che se non se le fosse date avrebbe fatto la stessa fine degli altri partiti. Ed è questo che dobbiamo ricordare a tutti. Questa prossima, chiamiamola come ci pare, campagna elettorale, si giocherà su questo, sulla credibilità delle forze politiche. E quando io vado a raccontare cosa abbiamo fatto, e vi ho raccontato solo 2 esempi, che sono rivoluzionari per le imprese italiane, e le hanno ottenuti 2 ragazzi che prima non conoscevano niente di politica, beh, se io racconto queste cose che abbiamo fatto, non c'è storia. Io non parlo quasi mai degli altri, non me ne frega niente di parlare di uno, non me ne frega niente di parlare di uno che farà la sua campagna elettorale fingendo di volersi candidare pur sapendo che la legge glielo impedisce e se l'è votata lui quella legge, quindi schizofrenia pura. E di un altro che il giorno dopo le elezioni europee, guarda caso, il 27, promette di mettere 80 euro in più in busta paga. Io non credo che i cittadini italiani siano così deficienti da farsi prendere in giro da questa gente. Non lo credo, non lo dobbiamo credere, perché 9 milioni di italiani hanno votato un movimento che esisteva da 3 anni alle ultime elezioni e noi dobbiamo andare avanti, perché se quei 9 milioni ci hanno conosciuto, aumenteranno sempre di più. Voi non avete idea di quanta gente incontro in mezzo alla strada che dice io non mi riconosce e dice io non vi ho votato alle ultime elezioni, vi voterò da questa volta. E lo sapete perché vi voto? Perché mi diceva una persona alla stazione Termini l'altro giorno, io vi voto perché a voi non vi conosco bene, gli altri li conosco bene. E soprattutto, diceva lui, e adesso che vi conoscerò bene, continuerò sicuramente a votarvi, perché so quello che state facendo. Ed è questo il valore che dobbiamo portare, il contributo che dobbiamo portare tra le persone.
Io, guardate, quando sono arrivato lì non avevo la benché minima idea di come si facesse quello che sto facendo. Io ogni settimana presiedo l'aula di Montecitorio, è una cosa che non insegnano da nessuna parte, e tutti pensavano che ci volessero degli scienziati della politica, e quando ti siedi di sopra, hai di fronte la Bindi, Cicchitto, Buttiglione, queste persone qui, beh, un po' l'effetto te lo fa. Un po' l'effetto te lo fa, ti domandi, ma questi hanno 20 anni di esperienza, hanno 20 anni di esperienza qui dentro. Io ci sono arrivato adesso, posso leggermi anche il mattone che è il regolamento della Camera dei Deputati, ma alla fine non è quello il punto, è che devi sapere delle cose. E allora cominciai anch'io a farmi qualche problema, a dirmi, ma forse è stata un po' azzardata questa elezione a vicepresidente, forse ho sbagliato io a propormi. Però poi mi misi a studiare, e insieme a tutte le persone che lavorano lì alla Camera dei Deputati, mi feci spiegare i precedenti, ho visto i video di quello che era successo, ho messo insieme queste conoscenze, io ci riesco, e non perché io sia una persona particolarmente valida o intelligente, semplicemente perché ho avuto l'umiltà che hanno avuto tutti quelli del movimento che entrano nelle istituzioni, che è l'umiltà di sapere di non sapere. Se tu sai di non sapere, metti a studiare e la trovi la soluzione. Ed è così che possiamo rivoluzionare questo paese. Io non ho nient'altro da dirvi se non farvi gli auguri, perché qui ci sono soprattutto attivisti, sono quelli che siete quelli che faranno i gazebo, quelli che faranno gli incontri sul territorio. Vi sentirete dire 10 anni fa dove stavate, e io stavo alla scuola superiore, rispondetegli così, perché è di questo che stiamo parlando. E mentre io stavo alla scuola superiore, tu avevi già fatto 10 anni di politica, avevi massacrato questo comune e questa regione, e ci sentiremo dire di tutto, ma la forza sta nel fatto che noi siamo alla nostra prima opportunità, e dobbiamo spiegarlo alle persone che abbiamo tanta voglia di metterci in gioco e provare a cambiare lì dove hanno fallito tutti quanti. Ha ragione Donatella quando dice che non c'è nient'altro oltre di noi, ma non oltre Luigi, oltre questo logo, oltre Beppe Grillo, è oltre questo modo di essere cittadini. Noi non stiamo chiedendo voti, spiegateglieli ai vostri concittadini, perché se gli chiedete solo i voti, quelli magari ve li danno pure, ma il giorno dopo scompaiono e voi rimanete soli. Noi non stiamo chiedendo voti, noi stiamo chiedendo un nuovo modo di essere cittadini. Voti se hai avuto un percorso di consapevolezza prima e hai conosciuto bene cosa stai votando, e avvi un percorso di controllo dei tuoi politici dopo il voto. E noi, oltre in Italia, oltre questo sentimento, oltre questo spirito di partecipazione, non immaginiamo nient'altro. Mentre ognuno di noi, da Beppe Grillo agli attivisti, ai cittadini che ci votano, ai parlamentari, ai sindaci, qui siamo tutti intercambiabili e nessuno è indispensabile. Più ci convinciamo di questo, che il nostro è uno spirito di partecipazione e non un simbolo o delle persone, più ci convinciamo di questo e più spargiamo un virus che non sarà la prossima tornata elettorale, ma a quell'altra si prenderà questo paese. Grazie. Grazie a Luigi Mario per essere ascoltato.